Buongiorno a voi, siamo rientrati e ritornati ben volentieri qui alla trattoria La Curta del nostro Luca, qui ad Artonia, in piazza esattamente. C'era qualcosa di sporco? No. Vedi, fa apposta, lui comincia sempre così. Prima era tutto tranquillo e beato, e di solito adesso, ed era tesissimo le prime puntate, non è vero. Adesso è diventato così. È vero, mi mette a posto addirittura il colletto, mi dice di farmi la barba, le fa, fa di tutto Luca. Luca, un'altra puntata, l'angolo del gusto, dobbiamo anche divertirci, esatto. Qua c'è qualcosa ancora più strano. Ci siamo dei ma prodotti. No, come ti dicevo l'altra volta, sì. Settimana scorsa, faremo un mese tre ricette dove il porcino sposa un qualcosa che non c'entra niente con noi, con le nostre, certo. Andiamo questa. Sai che Artonie è gemellato con Gallipoli nel Salento. Per quanto riguarda. Cioè, no, c'è proprio un gemellaggio. Cioè, Artonie è gemellato con Gallipoli nel Salento. Signora Casini, non so se cosa ha bevuto oggi Luca, però per me oggi è veramente. No. Più, non è la cosa più vera. Infatti, io mi sono fatto mandare da un pescatore del Salento, ringrazio Giacomo, dei gamberi rosa. Da invece da Filippo mi ha portato, esatto, il porcino nostro fresco. Io ho fatto una pasta di segale che adesso andiamo a stirare con la nostra macchina per la pasta. Esatto. Per cui oggi andiamo a fare ricetta? Delle tagliatelle di segale con gamberi rosa e porcini. Ci serve l'olio extravergine, mi raccomando, sempre del lago. Poi abbiamo uno spicchio d'aglio, del basilico. Poi abbiamo il prezzemolo tritato, la farina di semola che ci serve per stirare la nostra sfoglia, i gamberi di Giacomo e il fungo di Filippo. Abbiamo fatto una pasta all'uovo, però la particolarità è fatta con la farina di segale. Benissimo. Porzione per quattro persone. Quattro persone. Benissimo. Perciò abbiamo fatto mezzo chilo di pasta, cioè mezzo chilo di mezzo farina. Mezzo chilo, sì. Attenzione, diciamolo anche a casa. 300 grammi di farina bianca 00, 200 grammi di farina di segale, sì. 4 uova, un goccio di extravergine, del sale e basta. Prendiamo un bel pezzo della nostra pasta, la appiattiamo, bisogna essere sempre belli regolari, perciò mantenere la sfoglia il più rettangolare possibile. Per ottenere una tagliatella di una consistenza ideale per questo tipo di ricetta bisogna stare non troppo sottili, perciò uno e un quarto di spessore sulla nostra sfogliatrice. La farina di semola ci permette che sia sempre ruvida e porosa. Ottimo. Noi tiriamo l'ultimo strato. Ma oggi l'assaggio, oggi poi mi fermo, l'assaggio questa tagliatella, perché sembra giusto, Io questi profumi, poi questi sapori con Tiziano, è giusto? Tiziano, noi vediamo, guardiamo, impariamo, poi alla fine il gusto ci rimane sempre l'acquolina in bocca. Il panino col prosciutto non è che sia il massimo per noi. La nostra sfoglia è tirata, perciò andiamo a ricavare tre strisce. Adesso questa è una fase molto bella, La arrotoliamo e la portiamo sul nostro tagliere. Adesso col coltello con la pancia, perciò un trinciante, andiamo a tagliare le nostre tagliatelle. Ok, perfetto. A questo punto prendiamo un altro po' di farina e andiamo a staccare le nostre tagliatelle. L'acqua è già in ebollizione. Esatto, perciò passiamo alla composizione della salsa. Esatto. A questo punto prendiamo un goccio di olio extravergine del sebino. Ottimo. Lo mettiamo nella padella. Questo non manca mai. Mai. Goccio di olio buono. Lo scaldiamo bene. Andiamo a mettere le nostre lamelle di porcino, tagliato un po' grosso. Sempre per lasciare quella croccantezza. Sempre che... per lasciare, ma infatti lo cuociamo molto poco. Mettiamo un po' di sale fino e un po' di pepe. Eccolo qua. Il profumo comincia a uscire del fungo, Vedi? Possiamo anche bagnare con un goccio di brodo. Non ci mettiamo nient'altro, nel senso che il prezzemolo, il basilico, lo mettiamo tutto alla fine. Alla fine, esatto. Perché così mantiene i colori. Il nostro fungo è perfetto. Ormai è pronto, si vede. Sì. A questo ha colore... Sentito ha sentito il calore, è importante che senta il calore. Il sale gli abbiamo dato. Adesso iniziamo a fare l'altra parte della salsa che poi assembleremo. E si tratta esattamente dei gamberi. Gamberi, sempre. Perfetto. L'olio, quello buono. Olio buono, attenzione. Sempre un filo. Questa volta ci mettiamo anche uno spicchio d'aglio in camicia che poi andremo a togliere. Usato così lui molla un po' del suo profumo. Lo togliamo. Ma non... E non disturba. Troppo, e non disturba. Non disturba, esatto. Perciò adesso prendiamo le nostre code di gambero. Attento che non voglio scottarti, perché frizza. E le saltiamo. Deve cuocere pochissimo. A questo punto mettiamo i nostri funghi porcini. Ed ecco qua che
da Gallipoli a D'Artogne, tutto si sposa. Guarda, guarda che spettacolo. Mettiamo un pochettino di prezzemolo. Perfetto. Bagniamo con un goccino di brodo, la raddensiamo appena appena con un po' di rubianco. L'ultimo tocco, prendiamo delle foglie di basilico e le mettiamo all'interno. Perfetto, perfetto. Non ho salato il gambero perché ho messo un po' di brodo e il fungo era già salato. Bravo, hai ragione. Hai perfetto. Ragione, hai ragione. Io parlo tante volte anche con i ristoratori, sai che tante volte incontro degli chef, incontro degli ristoratori, dicono bella quella trasmissione sull'angolo del gusto. Su Piuvalli TV, basta che contattate, possiamo fare anche della vostra attività e della vostra ristorazione, della vostra, del vostro locale, un'ottima pubblicità. Andiamo a prendere le nostre tagliatelle, l'acqua è salata e bollente e andiamo a metterle direttamente. Direttamente. Oh, ottimo. Nel nostro cuocipasta. La pasta fresca in 3 minuti è cotta. 3 minuti? 3 minuti è cotta. Certo, 3 minuti è cotta. È inutile che io dica che dipende molto dallo spessore della pasta. Adesso io riaccendo sotto la salsa, la scoliamo e la mettiamo nel sauté. E adesso, voilà. Perfetto, andiamo a fare l'impiattamento? Si sente addirittura il profumo che si sposa con la... Del gambero col porcino. Col porcino, si sente questo contrasto, che poi il profumo addirittura anche del prezzemolo è una cosa fantastica. Veramente bravo Luca. Ma soprattutto perché la cottura è veloce. Ma io dico, ma perché noi non riusciamo ogni tanto, ma dico a voi a casa, perché non riusciamo a capire che i nostri ristoratori, in questo caso la trattoria, la Kurt, così come tanti altri che ce ne sono, ma perché ogni tanto non usciamo di casa e veniamo a trascorrere quella domenica diversa, quel sabato sera. Io amo la pizza, l'adoro, però perché non mangiare anche un buon primo solo così? Un bel goccio d'olio. Ottimo. Signori, guardate. Queste sono delle tagliatelle tagliate a coltello di farina di segale con una salsa ai gamberi rosa e fungo porcino. È il momento che tutti vogliamo, quello di ritrovarci a tavola, in una tavola splendida, in un locale fantastico. Voi davvero merita di essere visto e di essere vissuto questo bellissimo locale, la Trattoria La Curta a D'Artogne, esattamente nella piazza antistante il municipio. Ma è il momento, è importante anche perché con questo piatto di tagliatelle ai porcini e alle corde di gambero rosa, noi sposiamo andiamo a abbinare un vino bianco delle nostre terre. Perciò in questo caso abbiamo il Grandi Doti della Cantina Flonno ed è un Riesling Renano ottenuto da uve. Riesling Renano è stupendo, veramente si sposa in una maniera eccezionale, incantevole. Noi ci congediamo anche sempre con questa puntata dell'Angolo del Gusto qui dalla Trattoria La Curta di Artogne. Ringraziamo Pietro del Gelatissimo, ringraziamo Walter della Forneria Zanelli a Pisogne, ringraziamo i fratelli e il papà Ferrari, per ultimo la Cantina Flonno. Vi ricordiamo che siamo sempre presenti su Piuvalli TV, state con noi in nostra compagnia e cosa dirvi, anche in questa splendida giornata davvero abbiamo riscoperto i sapori, i profumi e la bellezza del nostro territorio. A presto. Saluti.